Buonasera a tutti, buonasera da FEM, ospite di Ago questa sera. Siamo felici di parlare a voi di progetti interessanti e di questo tema dell'educazione. L'intervento di oggi, insieme a Matteo De Cristofaro e due ospiti a distanza, riguarda il futuro dell'educazione, il rapporto tra educazione e tecnologia. Lo abbiamo chiamato Educare l'intelligenza collettiva. La nostra idea come FEM è che il rapporto tra educazione e tecnologia possa portare un cambiamento significativo anche della stessa pedagogia che costituisce il nostro tempo. Per noi esiste una pedagogia dei media, una pedagogia del media digitale che può radicalmente cambiare il modo di fare educazione, in parte stiamo cercando di farlo. Il caso della linguistica ci offre l'assist, in un certo senso, per far vedere nella pratica già cosa intendiamo per educazione e intelligenza collettiva e in generale per media pedagogy. Matteo. Damian, la linguistica quindi, ci sono anche alcune slide che adesso fra breve appariranno. La linguistica è stata appunto scelta, diciamo, come modo per affrontare anche un tema apparentemente, diciamo, così distante come l'intelligenza collettiva, in particolare il ruolo della linguistica all'interno di tutto ciò che avviene nel mondo digitale è ben chiaro in letteratura e mette in risalto come il digitale non sia semplicemente un mero strumento, ma anche sia portatore di cambiamenti all'interno della lingua. Quindi il digitale di per sé crea differenze, crea un'evoluzione della lingua che è importante appunto studiare e poter approfondire per poter poi portare delle competenze linguistiche che permettano la comprensione e la produzione del linguaggio da utilizzare nella quotidianità. In particolare, l'approccio un po' che abbiamo adottato e mutuato dalla ricerca linguistica, ci basiamo prevalentemente su ciò che avviene nella lingua, quindi un approccio descrittivo che deve per forza, visto l'impatto del digitale, prendere in considerazione tutto ciò che avviene nel digitale e quindi è un modello usage based che fa utilizzo di contenuti multimediali, contenuti digitali, sempre con l'obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche che devono e sono sempre contestualizzate all'interno della società. Ed è proprio per questo che una delle declinazioni che portiamo avanti è quello dell'approccio di sociolinguistica, quindi lo studiare dinamiche sociali, farle emergere, capirle attraverso l'analisi della lingua, l'analisi del linguaggio. Questo è uno dei punti cardine che portiamo avanti con metodi mutuati dalle scienze della linguistica, dalle varie discipline linguistiche, appunto molte delle quali provengono dalla linguistica cognitiva che ci permette di capire i meccanismi che portano alla produzione del linguaggio e della sociolinguistica che ci permette di intervenire, di comprendere e analizzare le dinamiche sociali. E proprio di sociolinguistica parleremo nel corso di questo primo intervento con la sociolinguista Vera Gheno che è in collegamento. Vera Gheno che ha già partecipato, che è già diciamo, conosciuta al pubblico quantomeno di FEM in quanto ha già partecipato a un nostro webinar e volevamo chiederti appunto il ruolo del digitale all'interno, diciamo, come costruttore di comunità e anche come veicolo di messaggi di comunicazione. Che cosa la sociolinguistica ci permette di fare e ci dà? Grazie, intanto grazie di ospitarmi, spero di non deludervi. Allora, intanto non so quanto sia esattamente noto cosa voglia dire sociolinguistica. In sostanza è una linguistica che si concentra sul rapporto fra le persone e le parole che le persone usano. E mi sembra importante sottolineare questo, perché anche quando si va a parlare di nuovi media, poi la questione non cambia un granché. In particolare vorrei ricordare che uno dei, diciamo così, padri fondatori della disciplina, William Labov, negli anni 60, notò una cosa, a dir la verità, che oggi sembra molto lapalissiana, ossia che
osservando in particolare gli usi linguistici degli abitanti afroamericani dei ghetti delle grandi città degli Stati Uniti, il modo in cui loro parlavano e scrivevano, il modo in cui loro avevano difficoltà, cioè le difficoltà che avevano nel parlare e nello scrivere, facevano capire che il loro background sociale e culturale era in qualche modo deprivato di impulsi culturali, di sollecitazioni culturali. Ora, questo dato può essere letto in maniera molto ancora più ghettizzante, volendo, oppure può essere letto in una modalità di, diciamo, generativa. Facciamo in modo che anche queste persone abbiano accesso a più stimoli culturali, elevandole così, no, dalla loro situazione di difficoltà comunicativa. Perché le difficoltà comunicative alla fine frustrano. Cioè, se una persona non sa parlare e scrivere, non astrattamente bene, ma in maniera adatta al contesto in cui deve comunicare, questo genera nella persona un grande senso di inadeguatezza e alla fine anche proprio di frustrazione. Quindi è anche una questione di benessere, no? La sociolinguistica si occupa del benessere comunicativo delle persone. Perché cito Labov? Perché oggi, negli ultimi 5-6 anni, sono state fatte delle analisi, diciamo così, simili, ispirate al lavoro del padre della sociolinguistica, che hanno notato una cosa interessante, ossia usano peggio i mezzi tecnologici le persone che vengono da un contesto socioculturale deprivato. Cioè, se una persona, se un ragazzo, per esempio, in famiglia, ha una madre che passa il tempo su Instagram a farsi le foto e un padre che passa il tempo su Candy Crush a giocare, è più difficile che abbia una competenza approfondita della rete. E anche questo sembra molto banale da dire, però ci svela una correlazione molto profonda. Cioè, bisogna essere stimolati a usare bene la rete. Non lo si impara da soli e basta. Poi ci sono gli esploratori, no? Come in tutti i settori. Ma diciamo, se noi parliamo dell'ampio pubblico, abbiamo bisogno di stimolare le persone verso un uso più approfondito dei nuovi media. Chi lo fa questo? Ma io ho fatto il caso della famiglia, no? Una famiglia standard in cui i genitori non sono in realtà in grado di garantire questa scintilla di interesse nei confronti di un approfondimento, no? Per cui c'è il rischio che il figlio a sua volta si appiattisca sul solo giocare o solo usare in maniera superficiale i social, ma non in una, appunto, non con una volontà generativa, non con la voglia di creare qualcosa, di comunicare davvero un messaggio. E quindi in questo vuoto, se volete, si può inserire la scuola, l'educazione in senso lato. Vorrei notare una cosa, lo dico da sociolinguista, io lavoro molto con le scuole. E l'approccio classico ai nuovi media è binario, cioè da una parte si vorrebbero più lezioni di tipo tecnico, cioè si pensa che lo stare online dipenda da competenze tecniche, saper usare i media, proprio in senso fisico, saper picchiettare sui tasti, eccetera, eccetera. Effettivamente su questo i nativi digitali, per una semplice questione di nascita, sono molto bravi, cioè imparano molto prima a maneggiare i mezzi tecnologici. Ma questo non basta. Non abbiamo bisogno di lezioni di tecnologia e basta. Apro parentesi, casomai di lezioni di computer, perché le nuove generazioni hanno come mezzo nativo i cellulari, ma non i computer, che invece, diciamo, è venuto fuori con la DAD, con la didattica a distanza, sono ancora centrali per molte cose. L'altro filone di educazione digitale è tutto volto ai pericoli, no? Quindi cyberbullismo, hate speech, pedopornografia, le challenge, no? Abbiamo appena avuto un caso tragico, e la soluzione quale sarebbe? Chiudere la piattaforma sulla quale apparentemente si è sparsa questa sfida pericolosa. Ma anche qui io noto che manca una cosa, manca un'educazione allo stare bene online. Ed è qui che interviene la linguistica e più precisamente forse la sociolinguistica, perché lo stare online ha una sua parte tecnologica, certo, cioè quindi devo imparare a usare i mezzi, devo capire le limitazioni offerte dai vari canali e così via, ma è soprattutto una competenza linguistica, cioè si parla
linguisticamente della gestione del sé e delle relazioni con gli altri in un contesto che Piero Dominici, che è uno studioso di complessità, definisce iperconnesso e ipercomplesso. Quindi lavorare sulla competenza linguistica vuol dire lavorare anche sulla competenza tecnologica, in contesti che apparentemente tecnologici non sembrano, ad esempio che cosa raccontare di sé, come porsi online, come presentarsi agli altri, come relazionarsi con gli altri, come gestire una comunicazione non sempre ottimale, non sempre felice, nel senso che il più delle volte la comunicazione degenera, litighiamo, non ci capiamo. Ecco, quella complessità della parola, quella andrebbe soprattutto studiata. E vorrei spezzare una lancia a favore delle difficoltà che hanno le persone. Cioè, le persone non sono stupide in linea di massima, ma nessuno ci ha insegnato a oggi a stare online. Cioè, i social media non hanno chiesto il permesso per arrivare, per arrivarci sul groppone. Sono arrivati e basta. Come molte altre grandi innovazioni dell'umanità, no? Che l'umanità se le è trovate davanti, ma non è che ha scelto di... non ha aspettato di essere pronta perché poi potesse arrivare una certa novità. Ed è andata così anche con i nuovi media. I nuovi media sono arrivati, hanno preso un certo spazio nelle nostre vite senza chiederci il permesso. E quindi un po' ex post, un po' strada facendo, stiamo imparando a starci su questi nuovi media. Non è una cosa banale e non è ancora ben chiaro, credo, alla maggior parte delle persone quali siano le competenze poi effettivamente necessarie. Un mio conoscente, un mio amico, Giulio Aie, recentemente ha scritto un libro che si chiama Contaminati e che parla della crescente necessità di avere persone con competenze miste, quindi competenze che non siano solo tecnologiche o solo umanistiche, ma un po' questo e un po' quello. E diciamo che in questo senso l'informatica umanistica, la linguistica computazionale, la linguistica dei corpora sono tutte delle discipline bifronti, no? Che hanno una parte tecnologica e una parte umanistica. Quindi forse ecco il primo passo che dobbiamo fare proprio a livello cognitivo e di tutta la popolazione è quello di capire che nella complessità del presente non possiamo pensare di essere solo una cosa o solo l'altra, cioè di essere solo sulle STEM, quindi sulle scienze dure, o solo sulle scienze umane. C'è sempre più bisogno di unificare questi saperi. Del resto è quello che ha fatto Chomsky, no? Noam Chomsky, massimo forse linguista vivente, politologo, poi tantissime cose, però in particolare ricordato come linguista, è al contempo il padre del generativismo, ma anche il padre dei linguaggi di programmazione, dei linguaggi formali, a dimostrazione che il campo della linguistica è veramente, come dire, è un connettore di saperi diversi e va bene così. Vorrei finire con una cosa che dice sempre, diceva sempre, scriveva sempre colui che io identifico un po' come il mio maestro spirituale, ossia Tullio De Mauro. Tullio De Mauro ci ricorda in moltissimi scritti della necessità di un'educazione linguistica che è essenziale per fruire della democrazia, cioè per essere cittadini a pieno titolo di una democrazia, perché se tu neanche capisci ciò che ti viene rivolto dalle autorità, no? Quello che ti arriva addosso dal governo, allora non puoi neanche pensare di essere davvero un cittadino della democrazia. Rischiamo di ritrovarci in una aristocrazia in cui quelli che capiscono vanno avanti e il popolo rimane allo stato brado, chiamiamolo così. E lui a un certo punto dice una cosa che per me è fondamentale, ossia l'uomo ha avuto il dono del logos, cioè della parola, dalla sua physis, quindi dalla sua componente fisica, no? Dalla sua biologia è emersa la parola, e la parola, cioè il logos, è necessario perché ci sia la polis, cioè la città, ma la città in senso lato, cioè l'insieme, la cittadinanza, il senso di cittadinanza, il senso di appartenenza a una città. Senza logos non c'è polis, non c'è possibilità per gli esseri umani di aggregarsi. Quindi noi abbiamo bisogno della parola più che mai. Quello che è cambiato rispetto al passato è che oggi il contesto in cui noi agiamo con le parole, questa nostra polis, è diventata una tecnopolis, no? E quindi c'è anche tutta la parte tecnica da imparare.
Averne paura è la reazione tipica, perché tutto ciò che è nuovo fa paura all'essere umano. L'essere umano è tendenzialmente xenofobo, cioè ha paura dello xenon, di ciò che non conosce, ma è una cosa che si può superare. Telmo Pievani ci ricorda anche come, con la cultura. Quindi se siamo istintivamente xenofobi, ci fa paura tutta la novità, ricordiamoci che con la cultura possiamo fare un passo ulteriore e superare questa paura. In questo percorso, diciamo, fuori dalla paura del nuovo, la lingua è essenziale, perché con le parole noi abbiamo la capacità di comprendere la realtà, concettualizzarla e renderla raccontabile. Insomma, noi esseri umani siamo fatti di parole. Grazie Vera Gheno, grazie per le suggestioni e anche per tutti i collegamenti e le ramificazioni che ci hai esposto. Ringraziamo e andiamo avanti con la grazie mille. Grazie mille. Intanto. Grazie, buona continuazione. Grazie. Grazie a te. Io penso che il collegamento offerto da non sia casuale partire da uno sociolinguista, perché un po', insomma, nelle prime slide che ha mostrato Matteo, nell'esplorazione dell'incontro innovativo tra educazione e tecnologie digitali, esploriamo anche l'incontro tra lingua e società. Quindi la sociolinguistica è un terreno di gioco perfetto per sperimentare didattica, quindi non è solo un dovere o in generale un dominio di cui prendere particolare attenzione, ma è anche un terreno perfetto per sperimentare. Quindi questo è il collegamento per Matteo, per cominciare a raccontarci di che cosa parla Linguistics for Learning e il framework di FEM. Grazie per l'assist. Adesso appunto torniamo alle slide, quindi il percorso che stiamo portando avanti ricade sotto il nome di Linguistics for Learning, appunto la linguistica per l'apprendimento, proprio perché quello che stiamo continuando a mettere in piedi è un percorso che prende spunto da tutte quelle suggestioni che ci ha lasciato Vera Gheno e da tutto anche quello che ci lascia e che ci porta l'approccio linguistico, appunto un linguaggio localizzato e contestualizzato all'interno di una società che si muove attraverso certi mezzi di comunicazione, attraverso certe tecnologie, si trasmettono quindi informazioni, contenuti, ma anche tutto il portato che le persone mettono all'interno del linguaggio. E appunto, come ci ha illustrato benissimo Vera Gheno, l'importanza per una società di saper usare questi linguaggi, di poterli comprendere, di poter produrre linguaggio. Quindi il percorso che stiamo portando avanti è composto da una serie di azioni, quindi attività, strumenti, ma anche collaborazioni dirette con le scuole, proprio per poter intervenire e anche per poter prendere in considerazione quello che è il panorama, diciamo, a 360 gradi del linguaggio nei nuovi mezzi di comunicazione, nei mezzi digitali. Utilizziamo per fare questo prevalentemente due strumenti digitali, anche questi. Il primo è Linda ed è un'applicazione che è stata sviluppata internamente da FEM e che permette di fare attività di annotazione interattiva di testi, per lo più quelli che facciamo utilizzare, che utilizziamo insieme alle scuole, sono testi argomentativi, articoli di giornale, proprio perché ci interessa l'attualità e ci interessa anche, ma questo è argomento, diciamo, di qualche slide più avanti, sapere che cosa le nuove generazioni pensano e come percepiscono l'attualità. L'altro strumento invece è Voyant, è uno strumento che è stato sviluppato da un consorzio di diverse università ed è nato inizialmente all'Università di Stanford. È uno strumento pensato per quella che viene chiamata lettura a distanza, distant reading, ed è un approccio ai testi, o meglio a grosse quantità di testo in formato digitale, che permette di esplorare i testi non leggendoli uno a uno, ma utilizzando uno strumento digitale e delle metriche statistiche, quindi delle formule, quello che ci diceva prima Vera Gheno, la tecnica, per
effettuare delle operazioni per poter mettere in evidenza caratteristiche del linguaggio dei testi presi in analisi, non altrimenti identificabili attraverso la lettura classica. Quindi in questo caso è il digitale che porta con sé degli strumenti, ma che apre a nuove potenzialità, apre a nuove declinazioni e a nuovi modi di guardare sempre a quell'elemento che è la lingua. È un percorso, quello di Linda, quello di questa piattaforma che stiamo portando avanti sotto varie declinazioni. Un esempio di attività, qui si vede uno screenshot di come gli studenti possono annotare interattivamente i testi sulla base delle indicazioni che vengono fornite, quindi quello che insomma si cerca sempre di fare è di trasportare, o meglio di trasmettere ciò che la linguistica ci insegna anche a chi di linguistica ancora non si occupa, studentesse e studenti, un giorno forse se ne occuperanno anche alcune di loro, e facciamo porre l'attenzione su delle caratteristiche che permettono proprio di individuare il peso che quei testi hanno, l'impatto e il peso che quei testi hanno all'interno di questioni di attualità che spaziano dai temi dell'ambiente al linguaggio di genere, passando per le dipendenze, quindi tutti i temi attinenti non solo all'attualità ma anche a quello che è la vita delle giovani generazioni, degli studenti che prendono parte a queste attività. Questo appunto è una panoramica un po', diciamo, dei nostri, come li chiamiamo, gli scenari didattici, quindi un insieme di metodi, di cose da andare a cercare e temi di attualità. Appunto, cerchiamo di non solo proporre noi delle nuove tematiche o dei nuovi approcci, ma anche proprio grazie a un confronto con le scuole di individuare quei punti, quelle criticità di comprensione, di produzione, proprio per poter intervenire in maniera puntuale, sempre collegandoci a quella che è la società, quello che è l'attualità che circonda le giovani generazioni. Qui lo scenario, per esempio lo scenario della lettura a distanza o lo scenario oltre il testo, ci fanno capire cosa intendiamo per didattica del XXI secolo. Leggere a distanza, cioè il nome che abbiamo cercato anche per far capire un po'. L'esplorazione testuale è una caratteristica che si può avere principalmente grazie al digitale. Normalmente si potrebbe leggere solo linearmente o si potrebbe leggere in un certo modo. Invece l'esplorazione testuale è in un certo senso favorita dal digitale. Ovviamente non sostituisce la didattica classica, non sostituisce la lettura di un libro, ma ne complementa la lettura. Quindi con le classi stiamo sperimentando una lettura a distanza, una lettura oltre il testo attraverso dei metodi di analisi quantitativa di un testo, una cosa apparentemente impensabile, però è molto interessante perché permette di avvicinare al testo lateralmente al testo, quindi in modi, e i ragazzi sono un po' spiazzati da questa cosa, perché pensano che non sia naturale, pensano che non sia possibile in un certo senso fare didattica in questo modo, e in realtà questo è perfettamente possibile, analizzare le caratteristiche testuali dell'Orlando Furioso o dei Promessi Sposi, andando a cercare un certo termine e poi analizzandolo. Ovviamente va complementato con altre forme di analisi classiche della didattica, quindi noi ci inseriamo, come dire, andando a, di nuovo, come fa il digitale, ad aumentare la didattica che esiste. Esatto, e anche ad estendere, diciamo, le possibili declinazioni di questo digitale. Mi viene in mente una frase che ha usato una delle docenti che ha portato questa attività in classe, ha detto: ho usato questa lettura a distanza, quindi ho fatto analizzare attraverso il digitale i Promessi Sposi ai miei studenti prima di iniziare a leggerli con loro, perché volevo che si avvicinassero al testo prima di conoscerlo. E in questo modo, ci diceva, è stato possibile già individuare certe tematiche, un rapporto tra certi personaggi che ha preparato studentesse e studenti alla conoscenza vera e propria del testo, la conoscenza più tradizionale, attraverso la lettura classica tradizionale. Il digitale che integra e in un certo senso arricchisce in modi anche non intrusivi la didattica classica, anche con delle incursioni. L'altro esempio, quello tratto dalla ricerca linguistica, quindi l'esempio della notazione, quindi come tecnica
la notazione su corpus linguistici è un altro esempio, secondo me, molto interessante, perché anche qui facciamo confrontare i ragazzi non solo con il singolo articolo di giornale, che sarebbe in un certo senso l'analisi classica, ma con un corpus di articoli di giornali, e quindi con un testo ricco, con una raccolta che magari loro stessi possono produrre in classe e possono annotare sulla nostra piattaforma, esattamente come farebbe un ricercatore. Ecco, anche questa logica di lavoro, quindi questo rapporto molto più sinergico tra ricerca linguistica e didattica, è una cosa che, grazie alle tecnologie digitali, si può potenziare. Assolutamente, e anche la possibilità di considerare allo stesso tempo una pluralità di visioni, di linguaggi, ma anche di implicazioni. Il tema dell'ambiente, quello che si menzionava prima, approcciato con un corpus di diverse decine di articoli provenienti dalle principali testate giornalistiche italiane, permette di avere una panoramica il più possibile completa di ciò che succede, quindi non un unico punto di vista, ma tanti punti di vista che possono essere, diciamo, si possono far emergere secondo modalità diverse, e anche per poi, ad esempio, favorire un confronto, una riflessione all'interno della classe stessa. Quindi il sapere generato dagli studenti, dalle studentesse nel corso dell'attività è poi anche motivo di confronto, proprio perché riguarda non solo la comprensione della lingua, ma i temi della quotidianità. Infatti la sociolinguistica è, insomma, al centro di diversi nostri scenari didattici, sia sulla violenza verbale, insomma, come aspetti specifici, sia sul linguaggio di genere, per esempio. Anche in questo caso il nostro approccio è quali quantitativo, quindi andiamo a guardare l'emersione dei fenomeni invece che preordinare un giudizio, seppure ovviamente vi è un'educazione alla fine di tutto questo processo, ma abbiamo un approccio molto più usage based e molto più a emersione. Direi che possiamo andare avanti con la presentazione. Sì, grazie. Appunto, un po' di esempi delle attività, degli scenari didattici. Questo è una schermata di Voyant, lo strumento appunto di cui abbiamo appena parlato per leggere a distanza. Quello che si vede qua adesso non riesco a leggere fino a quello schermo, ma se non vado errato dovrebbe essere l'Orlando Furioso, quindi è stato caricato tutto l'Orlando Furioso all'interno di questo strumento, che fornisce una quantità di strumenti veramente interessante, proprio perché permette di sperimentare in tantissimi modi diversi, tra cui anche una delle cose che fa questo strumento è mappare tutti i nomi di località menzionati all'interno delle opere o dei testi caricati e mostrarli su una carta geografica. Questo è forse quella che, diciamo, a colpo d'occhio colpisce di più. In realtà ci sono anche altri grafici che mostrano, ad esempio, l'utilizzo di certe parole, l'utilizzo, o meglio, l'apparizione di certi personaggi e come questi sono legati ai canti, ai capitoli, e quindi permette veramente di accedere al testo secondo delle modalità diverse e assolutamente complementari e anche generative rispetto a quelle tradizionali. Andiamo poi su, diciamo, la più recente attività, e qui ci ricolleghiamo un po' a tutto quanto è stato detto fino ad ora. L'Osservatorio Linguistico Digitale è un percorso fatto a sfide, nella quale le scuole che vi prendono parte si sfidano mensilmente nell'analisi di un insieme di articoli, appunto di giornale, legati a un tema. Il tema viene inizialmente, per queste prime due o tre iterazioni, scelto da noi, ma come diceva appunto anche prima Damien, proprio per stimolare la collaborazione già ci stanno arrivando richieste di lavoro su altri temi specifici. Lavorando quindi ogni mese su un corpus di testi, viene chiesto alla classe di identificare determinate caratteristiche, come le metafore, come la prosodia semantica, un parolone che sembra molto alto nell'etichetta, ma che può essere anche semplicemente descritto come le connotazioni che le parole, che il lessico e che la grammatica portano con sé, connotazioni positive e negative, giusto per semplificare. Quindi chiediamo loro di fare questo tipo di analisi e di riflettere. Che ruolo, che implicazioni hanno quelle caratteristiche all'interno di quei testi e
rispetto al tema del mese, il tema del mese appunto di questa prima sfida è ambiente, contiene testi che hanno a che fare con i cambiamenti climatici, testi anche diciamo di visioni molto diverse e la nostra idea, il nostro diciamo sogno è quello di poter utilizzare, o meglio, di poter raccogliere tutte queste elaborazioni portate avanti dalle classi non solo premiare la classe che produrrà la rielaborazione, la riflessione più coerente e più puntuale, ma anche utilizzare tutto il sapere generato da tutte le classi per condividere questo punto di vista. E qui torniamo al tema dell'intelligenza collettiva. Ci piace immaginare e diciamo ci piace provare a guidare le classi verso un percorso attraverso il quale sono le classi, le studentesse e gli studenti che diventano protagonisti e che attraverso le loro riflessioni e le loro analisi rendono pubbliche il loro percepito, che cosa loro pensano, che cosa loro vedono nelle notizie, nella comunicazione, nell'attualità che li circonda e che ci circonda. Quindi un modo anche non solo per incentivare una riflessione linguistica, ma anche per mettere in comunicazione tutte queste singole frammenti di sapere, diciamo, il sapere di una classe è messo in comunicazione con il sapere generato dalle altre classi all'interno di quello che viene spesso definito un knowledge base, quindi un database fatto di sapere che è di consultazione pubblica sia per chiaramente docenti, ma anche per chiunque lo voglia consultare per avere diciamo, un confronto diretto con il percepito delle giovani generazioni. E, appunto, questa è una sfida che si ripete ogni mese, insomma, vogliamo arricchire questo knowledge base di cui vi ho appena parlato di tanti temi diversi e anche di tanti temi e anche di tante testimonianze da parte degli studenti. Ho menzionato appunto alcune delle caratteristiche, alcune delle strategie, diciamo così, linguistiche, degli elementi linguistici sui quali ci focalizziamo e proprio per questo abbiamo anche, così come abbiamo chiesto a Vera Gheno, abbiamo chiesto anche un altro professore, Filippo Domaneschi, di un intervento proprio per spiegarci meglio, per fare un approfondimento sul valore che innanzitutto il digitale ha nei confronti di quello che è il linguaggio e di come queste due dimensioni comunicano, ma anche il valore che certe caratteristiche, come ad esempio le metafore, hanno nella formazione non solo di un pensiero critico, ma anche di quelle competenze di produzione e di comprensione della lingua. L'intervento se può partire, grazie. Buongiorno professor Domaneschi, grazie per la disponibilità a fare due chiacchiere. Ci sono alcune domande che ci sono venute in mente in merito al digitale, all'impatto anche sull'attività che hanno a che fare con la lingua e insomma anche ispirandoci alla sua letteratura, alle sue ricerche, abbiamo alcune domande. Vado subito con la prima proprio strettamente sul digitale. Si è occupato di linguaggi digitali anche all'interno di piattaforme di comunicazione, social network e quant'altro, e abbiamo visto insomma, che ha fatto studi anche sul valore delle emoticon. Siccome c'è molto dibattito un po' perché lo strumento digitale cambia un po', si dice, le forme del linguaggio, un po' anche diciamo, una preoccupazione da parte di chi non è nativo digitale che queste forme possano andare ad intaccare il linguaggio. Che cosa ci dice la scienza in merito a questo? Ma direi che la linguistica quantomeno non risponde direttamente a questo quesito, e questo perché la linguistica è di fatto poco interessata a stabilire quali parole o espressioni dovremmo o non dovremmo usare. Come tutte le scienze, ha una vocazione per lo più descrittiva. Quindi ciò che può aiutarci a comprendere la linguistica è come di fatto utilizziamo, per esempio, le emoticon, forse sarebbe più corretto dire le emoji nella messaggistica, nella comunicazione mediata dal computer. E a questo proposito, rapidamente direi un
paio di cose. Ma anzitutto occorre sfatare un po' il mito che le emoticon o le emoji costituiscano una nuova forma di comunicazione. Non sono una nuova forma di comunicazione, anzitutto perché i emoticon sono in uso da diversi anni e poi non rappresentano una vera e propria nuova forma espressiva neanche da un punto di vista, direi, semiotico, nel senso che la pittografia, il ricorso a segni iconici è una delle forme più arcaiche di scrittura e anche una delle più universali forme di comunicazione. Quindi direi che se c'è novità, questa risiede soprattutto nella funzione comunicativa che le emoji adempiono, al quale le emoji adempiono, giocano delle interazioni scritte, per esempio, sui social media. Cosa ci dice la linguistica a proposito? Ma a mio avviso il modo più serio di affrontare la questione è partire da una considerazione, ossia che se le emoji ricorrono con tale frequenza nella comunicazione scritta, innanzitutto perché rispondono a una precisa esigenza espressiva dei parlanti. Quale? C'è un interessante articolo pubblicato, se non erro, sulla rivista Computers in Human Behavior qualche anno fa, in cui un gruppo di psicologi, Derks e colleghi, osserva ad esempio che nelle interazioni sui social media le emoji tendono a ricorrere con maggiore frequenza nelle interazioni di natura, diciamo, socio-emotiva e più di rado in quelle interazioni, diciamo, orientate a uno scopo pratico, soprattutto da dove sono connotate negativamente. Che so, una conversazione in cui occorre stabilire chi spetta risarcire un danno o pagare la cena. Quindi sembrano le emoji essere esempi di segni che fungono da ciò che in linguistica tipicamente si definisce un marcatore pragmatico, cioè uno strumento espressivo che caratterizza il tipo di conversazione alla quale si sta prendendo parte. E quindi il punto interessante è proprio questo, che secondo me è un fenomeno linguistico che è disciplinato da precise regole di natura sintattica, semantica e anche appunto per esempio pragmatica. E questo a mio avviso è sufficiente per ritenere che forse sarebbe ingenuo guardarle con sospetto o identificarle come un indizio di un generale imbarbarimento delle nostre capacità espressive. E, al contrario, io tenderei a considerarle, diciamo, una espansione del nostro repertorio linguistico scritto. Vale sempre il solito discorso, che essere competenti, parlanti competenti di una lingua non significa conoscere a menadito la grammatica scolastica, bensì disporre di più registri espositivi. E quindi nel mondo in cui viviamo oggi, essere parlanti competenti significa saper scrivere in italiano corretto una mail formale, ma anche saper usare consapevolmente ed efficacemente le emoji sui social o quando si manda un messaggio, per esempio, su WhatsApp. Perfetto, grazie mille. A questo punto mi collego, diciamo, con un modo un po' più indarico, dalle emoji, dalle immagini, a quello che viene solitamente definito linguaggio figurato, e penso in particolare alla metafora, altro argomento di cui lei si è occupato, e quindi un po', insomma, anche un po' per spiegare un po' tutte le varie declinazioni e tutte le varie cose che sottendono al concetto di metafore. Che cosa ci insegna la linguistica in merito al loro utilizzo, soprattutto per quanto riguarda altri tipi di competenze linguistiche, dallo sviluppo dell'apprendimento del linguaggio, insomma, anche ad altri processi? Dunque, ma anzitutto il problema di stabilire, per esempio, come comprendiamo espressioni metaforiche, come per usare esempi attuali, insomma, quel politico è uno squalo o l'Italia è una nave alla deriva, è una questione classica del dibattito nelle scienze cognitive del linguaggio. E le ricerche più recenti, nell'ambito soprattutto della psicolinguistica, ci raccontano che la capacità di comprendere le metafore è una abilità che emerge anzitutto già in età prescolare, che nello sviluppo tipico va di pari passo con, come dire, il potenziamento di altre facoltà cognitive, come le conoscenze, per esempio, linguistiche, lessicali, o quella che si definisce la teoria della mente, ossia la capacità di attribuire stati mentali a se stessi e agli altri, di comprendere che gli altri hanno, per esempio, credenze, desideri, intenzioni ed emozioni diverse dalle proprie. E cosa ci dice la linguistica in merito a, per esempio, i benefici legati alla comprensione, alla capacità di comprensione ed uso delle metafore?
Allora, questo è un argomento senz'altro al centro di un recente dibattito in una delle regioni più avanguardistiche della ricerca linguistica contemporanea, che è la pragmatica sperimentale. E vi sono alcune recenti ricerche non strane, perché condotte per lo più all'Università di Pavia da Valentina Bambini e Serena Lecce, che sono due delle massime esperte nell'ambito degli studi metaforici e di acquisizione delle abilità pragmatiche, che hanno mostrato sostanzialmente che, per esempio, la capacità di comprendere le metafore correla, ad esempio, con le abilità di socializzazione, sia per semplificare quei bambini che si dimostrano più capaci a comprendere il linguaggio figurato, tendono ad essere anche coloro che risultano essere poi più accettati e meno respinti, per esempio, dai pari. Non solo, in un altro studio le autrici mostrano, per esempio, come a seguito di un training di comprensione delle metafore condotto sempre, se non ricordo male, su bambini di età scolare, si osserva un generale miglioramento nelle abilità di comprensione, per esempio, testuale, ovvero di testi anche di natura scolastica più estesi e articolati. Ma studi simili sono stati condotti anche su adulti e su popolazioni cliniche. Vi è, per esempio, un articolo del 2020, dell'anno scorso, pubblicato, se non ricordo male, su Neuropsychologia, in cui si è osservato che la capacità di comprensione delle metafore è, per esempio, un predittore di qualità della vita dei pazienti con schizofrenia. Ovviamente questo non significa che si vive bene se si impara a comprendere le metafore o che imparare a comprendere le metafore rende la vita migliore. Il punto è che la capacità di comprensione metaforica sembra far leva su una serie di meccanismi cognitivi e di abilità che sono importanti per la qualità della vita dei pazienti e delle relazioni sociali in generale. E questo per testimoniare che la metafora, con i suoi aspetti, diciamo, di ragionamento inferenziali, no? Cioè, nel senso classico del termine, quello aristotelico, una metafora vuol dire qualcosa per intendere in modo figurato qualcos'altro, riesce a fare da catalizzatore per tutta una serie di abilità cognitive che si possono anche potenziare con degli effetti a ombrello che hanno ricadute su altre unità relazionali e comunicative fondamentali per il nostro agire sociale. Grazie. E c'è data proprio questa capacità di comprensione metaforica. Lei pensa che la cultura visuale e anche la comunicazione visuale di cui oggi comunque siamo testimoni, no? Basti pensare ai social network tipo Instagram, TikTok e altri, pensa che in qualche modo la comprensione metaforica possa essere facilitata dall'utilizzo anche di questa comunicazione visuale, dato che appunto le metafore sono presenti semioticamente anche, diciamo, nel visivo, ecco. Bellissima domanda. Dunque, direi di sì. Noi siamo costantemente sottoposti a contenuti visivi, per esempio immagini pubblicitarie, che hanno una struttura metaforica, ossia si presentano come vere e proprie metafore visive. Pensiamo ad esempio a un'immagine icona della propaganda di sensibilizzazione ai problemi legati al riscaldamento globale, no? L'immagine del pianeta Terra raffigurato come la sommità di un cono gelato che si sta sciogliendo, sia appunto metaforicamente qualcosa di buono che desideriamo e che si sta consumando rapidamente e che richiede un nostro intervento repentino per evitare che si squagli del tutto. Ebbene, il frequente ricorso a metafore verbali o visive nella comunicazione pubblica è legato e dovuto a una ragione ben precisa. L'uso di una metafora, oltre a garantire, diciamo, benefici sul piano cognitivo, come dicevamo poco fa, comporta diversi vantaggi sul piano comunicativo, retorico. Una metafora è qualcosa che consente di, e implica la descrizione di un dominio concettuale, ad esempio, dicevamo, l'ecologia del pianeta Terra, tramite un altro dominio concettuale che fa da veicolo, per esempio quello dei gelati e dei dessert. E questa è una soluzione che comporta interessanti effetti retorici. Uno su tutti, una metafora consente rapidamente di presentare un argomento noto sotto una luce completamente nuova, che può essere positiva o negativa. Ed è anche per questo che metafore visive e verbali sono così pervasive nella comunicazione pubblica, e probabilmente lo saranno sempre di più negli anni a venire con la
velocizzazione dei processi comunicativi e mediali. Cioè, pensarci bene, ne abbiamo una prova sotto gli occhi. Questo è stato in larga parte l'anno delle metafore. Abbiamo letto decine di libri, tweet, saggi, articoli di giornali di avvertimento sui presunti esiti rovinosi e distruttivi legati all'uso della metafora bellica per parlare del Covid-19, no? L'idea che descrivere la pandemia come una guerra, paragonare i medici a soldati e i morti a caduti sia qualcosa che potrebbe comportare esiti catastrofici, come renderci più conflittuali, meno solidali, più aggressivi e propensi all'adozione di misure intolleranti. Però a questo proposito, secondo me c'è una considerazione da fare, cioè credo che occorra stare attenti a non commettere delle semplificazioni ingenue e a sovradimensionare quello che in definitiva è il potere cognitivo delle metafore che utilizziamo nella comunicazione pubblica. Il punto è che la vecchia idea orwelliana che le parole che usiamo determinano il modo in cui pensiamo e concepiamo il mondo, che è tra l'altro un'idea che in salse diverse condisce molti discorsi pubblici sul linguaggio, per esempio la questione del linguaggio d'odio, del lessico, della propaganda, va un po' presa con le pinze. Cioè, ricordiamoci sempre che se da un lato nelle parole può nascondersi la violenza, il sessismo, il razzismo, dall'altro occorre tener conto del fatto che le parole sono sempre prodotte, recepite, cioè ascoltate da individui che hanno credenze, valori e talvolta anche una capacità critica. E di fatto, se noi prendiamo le distanze dal senso comune, proviamo a dare un'occhiata alla letteratura scientifica più recente, troviamo in larga parte evidenze che mettono in crisi questa idea che le parole, le metafore che usiamo influenzino il nostro modo di pensare. Per esempio, qua, scusate, concludo rapidamente, in una ricerca recente che abbiamo condotto presso il mio laboratorio, che attualmente dovrebbe essere in via di pubblicazione su PLOS ONE, abbiamo per esempio mostrato che esibendo due gruppi di soggetti, due testi giornalistici incentrati sul tema della pandemia, in cui in un caso, per farla semplice, si utilizza un lessico neutrale, mentre nell'altro si paragona metaforicamente il Covid a un nemico e la pandemia a una guerra, non si osserva in definitiva generalmente una maggiore o minore predisposizione a esprimere consenso rispetto a opinioni conflittuali, aggressive, come ad esempio la tesi che l'Italia dovrebbe combattere per aggiudicarsi il prima possibile il maggior numero di dosi di vaccino a dispetto delle esigenze degli altri paesi. Però attenzione, che cosa osserviamo anche? Che quando questo effetto si osserva, cioè la maggiore attitudine bellicosa, lo si osserva solo con quei partecipanti, a prescindere dall'uso o meno della metafora, ma con quei partecipanti che dichiarano di avere un orientamento politico di estrema destra e di informarsi su fonti di informazioni indipendenti. Quindi, in estrema sintesi, e qui chiudo, scusate se mi sono dilungato, citando due note psicolinguiste, Lila Gleitman e Anna Raffaoglu, direi che language is catchy and tone is rich, cioè le parole e la lingua più in generale, quindi le metafore che esprimiamo, sono solo parzialmente in grado di cogliere ed esprimere poi la ricchezza del contenuto dei nostri pensieri, delle nostre credenze. È importante ragionare e lavorare sulle parole che usiamo, ma è altrettanto importante, forse talvolta prioritario, intervenire e promuovere un lavoro sui valori e sulle capacità critiche delle persone. Grazie mille, soprattutto anche per la disponibilità, ma anche per la ricchezza di informazioni e di suggestioni che ci ha lasciato in questi pochi minuti. Grazie mille. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Riprendo alcune delle idee e delle suggestioni che ci ha lanciato appunto il professor Domaneschi, in particolare per quanto riguarda un altro ruolo che fino ad ora non abbiamo esplicitato, diciamo, della linguistica, un'altra funzione, un'altra potenzialità, quella anche di, in un certo senso, rassicurare nei confronti di quello che aveva ripreso anche Vera Gheno prima, di un timore nei confronti dello strumento digitale.
Le emoji, ci dice il professor Domaneschi, in realtà non vanno ovviamente ad influenzare le capacità di linguaggio, non vanno a derodere, ecco, le competenze linguistiche, così come il linguaggio certo ha una parte di influenza sul nostro modo di pensare, ma non è un impatto così diciamo rilevante, così importante, quantomeno nel momento in cui si riesce, cioè si hanno quegli strumenti per poter andare, diciamo, al di sotto del testo, sotto la superficie del testo, che tra parentesi è anche uno dei titoli scelti per una delle nostre attività. Esatto. E con questo rilancio a Damien. Volevo recuperare, insomma, per chiudere un po' il senso generale di, insomma, i due punti principali. Uno è l'idea, appunto, che, insomma, che hai espresso quando raccontavi il nostro progetto Osservatorio Linguistico Digitale, l'hai detto appena prima dell'intervento di Domaneschi, cioè la nostra intenzione di guardare anche oltre, cioè non solo di innovare l'analisi linguistica attraverso il digitale per la didattica, ma anche di pensare a cosa può succedere se spingiamo in avanti questo ragionamento. Per questo che abbiamo intitolato questo evento Educare all'intelligenza collettiva, perché il senso è cominciare anche un po' a superare delle barriere che normalmente ci sono tra classi, oppure nella, come dire, nella inutile spesso segregazione di alcune pratiche didattiche, invece pensare che la didattica possa essere un processo di intelligenza collettiva e quindi possa essere un progetto collettivo. Quindi l'Osservatorio Linguistico Digitale è un prototipo in questo momento, con una quindicina di classi in tutta Italia, ma in realtà è un ambizioso progetto di ricerca e formazione, tra l'altro, insomma, che analizzeremo in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia, e la cui idea è appunto questa: analizzare su larga scala insieme ai ragazzi il linguaggio seguendo certi fenomeni può essere una forma di didattica che non educa solo, appunto, alla comprensione della lingua, ma educa alla comprensione della lingua, della società e dell'ambiente digitale. E allo stare nella società, soprattutto, direi. E poi immagino, questo forse è un punto che puoi dire tu, c'è l'altro tema, cioè non solo, ma la parte della pedagogia digitale innovativa, ma il tema di innovazione anche dei contenuti, quindi in questo caso l'educazione all'attualità e l'educazione fatta dai ragazzi e con i ragazzi. Esattamente, come appunto discutevamo, insomma, come si diceva anche prima, uno dei nostri, diciamo, focus principali è proprio su testi che provengono prevalentemente dagli ambienti, da piattaforme, da social network, quindi dal mondo digitale, e sono testi che sono quelli ai quali chiunque viene diciamo esposto quotidianamente, e appunto proprio nell'intenzione di questo ambizioso progetto di intelligenza collettiva, della creazione di modalità che vanno nella direzione dell'intelligenza collettiva, c'è anche appunto la volontà di dare poi alle classi stesse le possibilità, non solo lo strumento per poter fare l'analisi linguistica e le conoscenze, ma anche quel qualcosa che serve per analizzare ciò che a loro interessa. Quindi anche lì, come parte della sfida, una delle nostre ambizioni è anche proprio quella di dare la libertà alle classi di dire: vogliamo lavorare su questo tema prendendo testi di questo tipo perché ci interessa fare questo tipo di lavoro, con il supporto chiaramente di quella che è la rete e l'infrastruttura che è stata messa in piedi, che stiamo mettendo in piedi e che viene offerta alle scuole e alle docenti. Anche questa libertà di agire ci è permessa dal digitale, libertà di lavorare su testi vari, su testi non convenzionali. Il punto 7 della come dire, cadenza temporale del percorso Osservatorio Linguistico Digitale dice che le scuole, alcune, potranno costruire con noi dei propri corpora, e questo è ancora più interessante perché ci permette in un certo senso di presentare un'altra dinamica, cioè quella di in un certo senso liberalizzare la didattica della lingua madre, la didattica del contemporaneo, permettendo ai ragazzi anche di investigare i testi stessi per l'analisi. Io ricordo
insieme a te anche alcuni dei link che ci riguardano, linda.education per scoprire qual è la nostra piattaforma. Ricordo anche info@fem.digital se volete mandarci informazioni sul nostro programma di linguistica, spesso insomma, qualcuno ci ha scritto anche già prima di questo evento e ringraziamo. E non lo so, vuoi fare tu un saluto di chiusura così per ribadire il programma di linguistica? Sì, insomma, appunto potete trovare le informazioni e un po' tutto quello che facciamo attraverso una serie di canali e di piattaforme tutte accessibili dalla nostra casa principale, casa digitale principale, linda.education. Ricordo anche che domani ci sarà un evento alle 18, il futuro dei musei, e quindi insomma prosegue la programmazione di Ago e noi vi salutiamo, grazie, vi ringraziamo. A tutti.